non ti sarai mica messo in testa di fare la stupida con quelli della mia società, per caso? Non ti preoccupare, vedrai che ti farò fare bella figura. Sarei stato più tranquillo se fossimo rimasti a Franco, casa. Aspetta un momento, ti devo parlare. Piacere. Pronto, resta al telefono, non te ne andare. Stella, finalmente cara. Come? Stella, scusami, io mi chiamo Max. Come va, tesoro? Che ti è saltato in mente di portare Marta? Perché, scusa? Beh, non mi pare la serata adatta. Come ciao, sei? Ragazzi. Buonasera. Ciao. E perché non mi hai avvisato? Ma avevi detto che non venivi più. Senti, allora appena puoi cerca Stella, eh? Perché per ora forse ho rimediato. One. Senti, permetti un momento. One. Non vedi che sto ballando? One, two, three. One, two. Scusa, ti devo dire una cosa. Calma, l'ho vista prima io. Barman, un martini per cortesia. Basta, non mescolare tanta roba. Si è ubriacata, l'ha fatta apposta. Io non me la prenderei. Tanto quello domani riparte. Sediamoci, caro, sediamoci. Vuoi dell'altro champagne? Te lo vado a prendere. Oh, vado a Caterina, sì, lo so. Mettiti in pigiama, sì, lo so. Buonasera, Mr. Clay. Buonasera. How are you? Marta, io vorrei andare, sono stanco. Mi è venuto un po' di mal di testa. Ti raggiungo più tardi, vai pure. Non mi puoi stare sempre con gli occhi addosso. Siamo una coppia moderna. Almeno rimettiti le scarpe e stai composta. Guarda come si comportano le altre. Andiamo, su. Ma la vuol capire che la signora sta con me? Perché non si trova una ragazza pure lei? Ne ha una che si chiama Gloria. Ah. Che cosa voleva quello lì, cara? Mi voleva portare a casa su. Oh, come corre il giovanotto? Alla salute. Marta, smettila di fare la cretina. E perché? A lei che importa? Se i signori dicono che ho le gambe storte, gli dimostro che non è vero. Suona qualche cosa di più sexy. Oh, no, adesso no. Basta, Ma che succede? Di che cosa diavolo si mischia quello lì? Che cosa vuole? Mi sei fatta notare abbastanza, no? Lasciami. Andiamo. Vieni via. Adesso tu me le rinfili tutte 10.000. Copriti. Oh, poverina, così nuda. Ma hai fatto fare proprio una bella figura. Stella, bevi, cara. Ma lasci stare, scusi. Ma prendela a freddo, un raffreddore. Andiamo. Oh, povera ragazza. Buonasera, Mr. Clay. Buonasera. Ciao. Cerchi di farmi riavere la giacca, possibilmente con la ragazza dentro. Ma io... Sì? Vada, la prego. Dai, su. Dove vai? Quello vuole la giacca. E io come faccio? Sai, è un uomo molto importante. Domani potrebbe diventare... Fagli vedere le gambe due, così almeno ti promuove. Stai attenta, vieni qui. E smettila di cantare, canti benissimo, ti hanno sentito tutti. Io lei la conosco. Sì, penso di sì. Appoggiati a me. Vieni qui. Dove vai? E quando ci arriviamo a casa? E cioè? E cioè è successo quello che volevi. Adesso sarai contenta. Franco, dici sul serio? Ti prego, non fingere di non ricordare. Ma io non ricordo assolutamente niente. Ma non può essere. E no, basta. Ti prego anzi di non parlare più di questo episodio poco piacevole. Adesso siamo pari e l'argomento è chiuso. E questa che cos'è? Non lo sai? È la giacca di quel tipo, Max. Già. Ma perché sta qui? Se ti interessa la cronaca dei fatti, ti dirò che sei arrivata a casa nuda come un verme con quella giacca sulle spalle. E il mio vestito? È rimasto lì per terra. Quando sei fuggita con quel Max. No, no, non ci posso credere. Proprio con un mio dirigente. Che poi gli uomini parlano, si vantano. Metti che quello lo racconta a Hong Kong. Tutta la Cina viene a sapere questa cosa. Pronto, albergo Hilton? Ma che fai? Vorrei parlare con il signor Max Portesi. Ah, è già partito. Grazie.